J Magazine Sport, questa è la puntata numero 6, il nostro sguardo del giorno dopo sui campionati di eccellenza e sul girone A di promozione abruzzese, campionati che ci danno come sempre ogni settimana e ogni domenica degli spunti che poi noi così, ci prendiamo il gusto di commentare e di analizzare il giorno dopo. È la puntata numero 6, vi dicevo, lo facciamo come sempre molto velocemente. Con i nostri 50 minuti a disposizione, con il sorriso sulle labbra. Noi iniziamo sempre con uno slogan che ho dimenticato la settimana scorsa, ma insomma qui nessuna certezza se non quella dei numeri e solo opinioni. Come sempre ci saranno da analizzare i risultati, ci saranno le immagini, ci saranno anche le parole. Lo faremo con i nostri ospiti. Oggi non è presente Marco Viscioni, avremo un cambio di scaletta e poi vi dirò perché, ma intanto proprio gli ospiti di questa puntata numero 6. Do il benvenuto per la prima volta, tra l'altro, a J Magazine Sport da quando abbiamo cambiato il format, all'allenatore del Tossicia, Andrea Natali. Grazie, grazie dell'invito. E poi invece è tornato a trovarci Gianni Castroni, direttore sportivo dell'Alba Adriatica. Benvenuto e intanto complimenti per questo inizio di stagione. Grazie, grazie dell'invito. Vicino a me c'è il protagonista della prima parte di questa nostra trasmissione. Subito dopo i risultati parleremo di quello che è successo a Sant'Egidio alla Vibrata con il presidente della nuova Sant'Egidiese, che saluto e come sempre ringrazio. Benvenuto ad Andrea Ippoliti. Grazie mille dell'invito, Luigi, grazie. E allora, subito i risultati prima di cominciare ad analizzare tutti gli argomenti, a partire dal campionato di eccellenza. Sono 24 i gol segnati con 4 vittorie interne, 3 esterne e 2 pareggi. I risultati che in parte ovviamente conoscete già, ma li andiamo a rivedere. Cupello, Renato Curi, Angolana 0-1, Martinsicuro, Miglianico 1-0, Acque Sapone, Amiternina 1-1, Chieti, Capistrello 3-0, Montorio, Spoltore 0-2, San Buceto, River Chieti 1-1, Torrese, Alba Adriatica 1-2. C'erano stati due anticipi nella giornata di sabato, quello tra la capolista Paterno e il San Salvo, finita 3-2 per i marsigliani di casa, e poi il Real Giulianova che con lo stesso punteggio ha battuto in rimonta, tra l'altro, il Penne. E allora la classifica dopo questa giornata: il Paterno continua a tenere la testa, sono 17 i punti, 3 in più del quartetto formato da Chieti, Real Giulianova, San Buceto e Renato Curi Angolana, che sono a 14 punti, poi Acqua e Sapone 10, un altro quartetto a 9 punti, Alba Adriatica, Spoltore, Martinsicuro e Capistrello, Torrese e Penne hanno 8 punti, Miglianico e Cupello 7, River Chieti, San Salvo e Montorio 5, Amiternina 4. Andiamo anche velocemente a guardare quelli che sono i risultati del girone A del campionato di promozione, con 31 gol segnati, 4 vittorie interne, 4 vittorie in trasferta, un solo pareggio, quello che tra l'altro abbiamo seguito in telecronaca. Ma vediamo i risultati completi: Luco Celano 3-1, Morrodoro Pucetta 1-4, Nuova Sant'Egidiese Notaresco segniamo 1-2, ma in realtà insomma è stata sospesa, ne parleremo tra poco. Cologna Sant'Omero Palmense 2-0, Fontanelle Rosetana 1-3, Pianolente Alba Montarei 4-1, Pontevomano San Gregorio unico pareggio 2-2, Tossicia Virtus Teramo 0-3. C'era stato un anticipo anche in questo girone A del campionato di promozione, quello tra Mutignano e Mociano, prima vittoria in campionato del Mutignano con il risultato di 1-0. Andiamo a vedere allora la classifica. Il Fontanelle, come avete visto, cade per la prima volta e rovinosamente in casa, ma tiene ancora la testa della classifica, 18 i punti, poi il Pontevomano ne ha 16, Virtus Teramo, Luco e Cologna 13 punti, Morrodoro, Celano e Rosetana 10, Alba Monterey, San Gregorio e Pucetta 9, Sant'Omero e Mociano 8, Notaresco e Piano della Lente 6.
Nuova Sant'Egidiese Mutignano 5, chiude il Tossicia con 4 punti. Questi i risultati, il quadro completo dei risultati su cui poi andremo ad analizzare tutti gli aspetti e tutte le voci e le immagini. Ma intanto, vi dicevo, un cambio di scaletta, perché insomma quello che è successo ieri a Sant'Egidio alla Vibrata ha destato, oltre che scalpore, anche insomma una certa attenzione sotto il punto di vista sportivo, ma anche sotto il punto di vista ambientale. Noi abbiamo proprio Andrea Ippoliti, presidente della Nuova Sant'Egidiese da qualche mese, lo abbiamo seguito insomma in sede di presentazione proprio alla stampa a luglio. E ti chiedo subito, presidente, intanto cosa è successo? Noi abbiamo visto delle immagini, tra poco le rivedremo, ma esattamente che cosa è successo? È un fatto sportivo o anche altro? È anche altro, perché di sportivo in quello che è successo non c'è assolutamente nulla. Infatti ritengo a ribadire, io come presidente e come società, che prendiamo proprio le distanze più assolute da questi personaggi che con lo sport non hanno nulla a che fare. Perché mettere e buttare delle bottiglie di vetro al guardialine, quello per me non è un atto intimidatorio. Ma erano di vetro queste bottiglie? Alcune di vetro, alcune erano in plastica, più anche i fumogeni. Quindi noi prendiamo completamente le distanze, e poi il fatto è questo, che finché perdavamo 2-0 il primo tempo non era successo nulla, mentre abbiamo fatto il 2-1 e la squadra stava reagendo bene e molto probabilmente credo che potevamo raggiungere il pareggio, tutto un tratto per una decisione arbitrale che tra l'altro poteva sembrare fuori gioco o meno, si è scaturito un inferno. Noi dalle immagini che stiamo vedendo, tra l'altro poi vediamo Alessandro Fabrizi andare a raccogliere un fumogeno e buttarlo fuori dal campo, poi insomma vediamo anche dei personaggi che tra l'altro io conosco bene per essere insomma stato lì parecchie volte, cercare di calmare un po' gli animi. Ma io voglio tornare, cioè il problema è nato nel momento in cui è stata presa qualche decisione arbitrale o è nato in un altro momento della giornata? Poi analizzeremo anche altri aspetti che sono proprio quelli logistici e di sicurezza, cioè quando si è scatenato questo? Cioè allora, tu hai prima detto quando noi abbiamo segnato il 2-1. Sì, abbiamo segnato il 2-1, la squadra stava andando bene, perché insomma avevamo preso bene questo gol, il rigore che ci avevano concesso, l'abbiamo realizzato, mentre Di Blasio stava prendendo su una palla sulla parte sinistra del campo, Guardiarini ha segnalato un fuorigioco e da lì si è scatenato l'inferno. Poi che succede? Io non do torto all'arbitro che abbia sospeso la partita, perché alla fine per l'incolumità di tutti, non solo degli assistenti, ma di tutti, quando succedono queste cose bisogna prendere almeno un attimo di tempo, non so, magari far ritirare la squadra negli spogliatoi e dare modo alla società di poter agire o interagire con i tifosi, perché queste cose non succedono più. E poi rincominciare, e una volta in poi che si rincomincia, se mai dovesse nuovamente succedere, allora lì sospende la partita. Ma qui ha deciso tutto in 3 minuti l'arbitro. Infatti, da come si vede dall'immagine, basta, dice sempre basta, 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 senza darci modo né magari con lo speaker né magari con i nostri steward, andare lì magari far capire alle persone che quello che si stava facendo era sbagliato. Invece come vede dice sempre no, basta, adesso la finiamo qui. Questo è quello che mi ha raccontato il capitano. Insomma, io però voglio chiederti alcune cose proprio a livello di sicurezza. Quando succedono queste cose, intanto c'è una domanda insomma che è di rito e che è obbligatoria, cioè c'erano le forze dell'ordine? C'erano due carabinieri che erano intervenuti, però purtroppo, come ben sai, gli spazi a Sant'Egidio sono enormi, sono molti. Allora, quindi le bottiglie possono tranquillamente entrare dalle recinzioni esterne, perché come sai ben sai dietro alla tribuna c'è un sacco di terra insomma incolta, quindi cioè noi siamo al massimo che nell'attenzione, c'è lo steward di davanti, non facciamo entrare, c'è anche un chioschetto che dove dà tranquillamente da bere, ma solamente in bicchieri, quindi abbiamo dato degli dispositivi molto ben precisi, sia acqua e sia per quanto riguarda non deve dare assolutamente bottigliette, e in questo vedo che lui si adopera al meglio. Però guarda caso poi entrano bottigliette d'acqua, entrano bottiglie di vino, entrano bottiglie di birra, e lì cioè, bisognerebbe mettere veramente una ronda che fa il giro dello stadio, ma è troppo una cosa. Senti, io ti chiedo una cosa, perché insomma
ripeto, conosco l'ambiente, tra l'altro conosco anche molti dei ragazzi di cui stiamo parlando, di quel settore della tribuna di Sant'Egidio alla Vibrata, ma c'è un problema, perché insomma anche l'anno scorso, io ricordo il tuo predecessore, avere qualche difficoltà nel dover andare a gestire determinate situazioni, ma da una parte il pubblico di Sant'Egidio, anche quella parte del pubblico, rappresenta una forza. Ora, è una forza o è un limite o è un problema? Insomma? Allora, il tifo si dice che è sempre il 12° uomo in campo, no? È quello che ti dà la spinta, che ti dà... Ma il tifo, io non posso capire dei personaggi che si mettono, perché poi alla fine saranno 4-5 stupidotti che stanno all'interno di quel gruppo e poi si mettono a tirare delle bottiglie di vetro al guardialine. Cioè, è pericolosissimo, cioè, quello per me è un tentato omicidio, cioè, se ti piglia te fa secco lì, cioè, non stiamo scherzando, affinché vogliamo parlare di calcio, parliamo di calcio, le situazioni, i rigori, calcio di rigore, fuori gioco, tutto quello, ma quello non è calcio. Quello, ci stiamo distanti 100 km da questa situazione. C'è un aspetto però, insomma, che poi abbiamo analizzato ascoltando anche quello che è successo da varie voci, e ad un certo punto, qui parlavamo di una decisione dell'arbitro, parlavamo di un momento della partita, però a un certo punto sono arrivati cori contro la vostra società. Ma infatti ed allora io chiedo a te, cioè, com'è la situazione societaria della Sant'Egidese? La società, allora, la domanda è molto ben precisa, l'ho capita benissimo, Luigi. Cioè, la società aveva detto a luglio, e l'aveva detto in conferenza stampa, che per noi, allora, noi abbiamo, siamo, questo è 4 anni che praticamente è nata questa società. Noi in 4 anni abbiamo vinto 3 campionati, abbiamo fatto un campionato di promozione. Nella nostra programmazione, anche se prima era Luca Forlini il presidente, io c'ero all'interno, quindi avevamo fatto una programmazione ben precisa. Noi in 4 campionati dobbiamo raggiungere la promozione, quindi per noi questo sarebbe stato il primo anno di promozione. Però, avendone vinte 3, uno di fila all'altro, questo adesso è il nostro secondo di promozione. Però l'avevo ben detto alla stampa e a voi che questa squadra deve semplicemente per quest'anno, perché adesso inizia un altro step. Quindi uno step è stato raggiunto, adesso ne incomincia un altro, per quest'anno dovremo semplicemente mantenere la categoria. Si è parlato, perdonami se ti interrompo, anche di ingressi, di come posso chiamare, cioè una sorta di indirizzare tutto l'ambiente verso un allargamento della società o comunque un cambio al vertice di questa società. Lo so, ma no. Queste sono voci o appartengono allora, a una realtà? Sono uscite, insomma, nelle testate giornalistiche delle cose del genere, ma noi siamo, e l'abbiamo sempre detto, e lo ribadiamo, noi siamo sempre aperti a tutti coloro che vogliono dare una qualunque tipo di mano alla società, una qualunque, siamo apertissimi, cioè, ma non nel venire a... Come a dire, voi siete la parte peggiore, adesso arriviamo noi, prendiamo tutto e facciamo grande la Sant'Egidese. Questa per me è una mancanza di rispetto, anche perché noi, ripeto, noi abbiamo avuto il coraggio, quando la Sant'Egidese non c'era più, di ripartire dalla terza categoria e riportare poi in questi pochi anni lì dove la Sant'Egidese prima era rimasta. C'è da dire, insomma, anche a onor del merito che il calcio nel frattempo, dal momento in cui la vecchia Sant'Egidese era praticamente sparita ad oggi, è cambiato. Ma completamente. E tutta la società è cambiata un bel po'. Ma completamente. Io chiedo scusa, insomma, agli altri ospiti e vi chiedo anche un commento, un breve commento. Commento molto difficile. Sant'Egidio è una piazza calda e... da altri personaggi, no? Però non posso entrare in merito, non... mi sembra, come diceva il Presidente, una decisione un po' affrettata, bastava magari, come diceva il Presidente, provare a riportare un po' di tranquillità all'interno della tribuna, fare un tentativo, dopodiché se il tentativo andava fallito probabilmente poi l'arbitro avrebbe potuto prendere questa decisione. Andrea, che te? Sì, è stato un episodio molto brutto effettivamente. Il presidente ha ragione a lamentarsi in maniera importante, perché così non si fa, soprattutto una tifoseria di Sant'Egidio che dà sempre un grande contributo a livello di tifo e di calore,
anche perché adesso se ne pagheranno delle conseguenze, io credo anche importanti. Quindi, però credo che sia qualcosina che va un po' oltre, dove magari c'è una certa incomprensione anche con la società, e quindi magari i tifosi si fanno sentire in maniera sbagliata nei confronti di questo discorso societario, che magari loro vogliono, i tifosi, che venga presa qualche decisione diversa. Quindi secondo me è stata tutta una cosa fatta un po' a tavolino per Organizzata. delegittimare e denigrare un pochettino la società attuale, secondo il mio punto di vista. Io chiudo l'argomento, ti chiedo anche qui brevemente, perché come sai i nostri tempi sono molto stretti. Cosa vi aspettate adesso? Una squalifica del campo? O comunque cosa chiedete dopo cioè esservi assunti comunque No, una responsabilità da questo punto di vista? noi la responsabilità ce la prendiamo tutta, quindi perché è giusto che sia così, perché insomma altrimenti non sarebbe equo per quegli altri, insomma, che hanno subito questi torti qui. Però l'unica cosa che magari ho anche parlato, insomma, in federazione, perché giustamente mi dovevo sentire con il presidente Ortolano, che poi purtroppo non era, anche per delucidarlo di quello che sta succedendo a Sant'Egidio, perché giustamente la federazione deve essere informata di questo, che noi siamo vittima di queste situazioni. E quindi chiedi? Quindi niente, io poi mi affido al giudice sportivo, poi ci saranno delle regole ben precise che sanno loro, però almeno poter dire: guardate, noi qui abbiamo un problema, dobbiamo risolverlo, e sicuramente ci adopereremo per risolverlo, eh? Cioè, nel senso, faremo di tutto, anche con l'aiuto delle forze dell'ordine, per poter far andare via questi personaggi che, ripeto, non hanno nulla a che vedere con lo sport di Sant'Egidio. Non ha nulla a cui vedere, quindi noi ci adopereremo fortemente e diremo fortemente che noi ci faremo di tutto per allontanarli, però allo stesso tempo, poi per quanto riguarda la punizione, deciderà il giudice sportivo, ma più di questo non è che posso fare, poi loro avranno i loro parametri. Io addirittura avevo chiesto se era possibile, non so, Giocare a porte chiuse. magari giocare a porte chiuse, no, così avremo anche più tempo noi per poterci organizzare con questo problema, perché per noi, ripeto, è una piaga, proprio è così. Chiudiamo questo argomento, poi torneremo ovviamente a parlare complessivamente di quella che è la situazione di classifica invece della nuova Sant'Egidiese, e ripartiamo con il nostro canovaccio classico della trasmissione, a partire proprio dalle immagini. Abbiamo Gianni Castroni, allora partiamo da Torrese Alba Adriatica, perché come sapete attenzioniamo le squadre teramane della provincia di Teramo. C'era questo derby, se lo ha aggiudicato l'Alba Adriatica. Gianni, ti chiedo, questa è una vittoria che vi ripaga forse di altre partite dove avevate lasciato qualche punto di troppo sul campo, no? Sicuramente sì, le ultime partite non sono state all'altezza della squadra. Abbiamo buttato qualche punto. È indubbio che, però, sai, nel calcio poi gli episodi sono quelli che alla fine fanno la differenza. Ieri siamo andati in vantaggio, siamo riusciti a raddoppiare subito dopo, e poi la partita ha preso una via favorevole a noi, e siamo stati anche bravi a tenerla fino alla fine, insomma. Diceva il nostro Lino Nazionale, che ha curato le immagini e che ha realizzato il servizio, una vittoria dove non c'è stata alcuna osservazione e che va ben al di là di quello che è il risultato. Credi che sia la volta buona per l'Alba Adriatica per ritrovare anche un po' di continuità di risultati, cosa che non avete avuto fino a questo momento? Esatto, per noi il problema è proprio questo. Spero che questa vittoria ci dia la giusta, faccia capire ai giocatori quella che è la reale potenzialità della squadra, perché secondo me siamo una squadra ben attrezzata per fare bene. Ci mancava questo un po' di fiducia. Spero che questa sia stata la partita che ha fatto sì che ci dia questa spinta per credere in noi stessi. Noi nelle puntate precedenti, insomma, anche con Marco, dicevamo l'Alba Adriatica è più forte dello scorso anno, ma ti chiedo, ora che sei presente, qual è il vostro obiettivo societario quest'anno? Perché, insomma, ricordiamo, l'anno scorso in finale playoff ci siete andati voi e non il Martinsicuro, dopo un'annata in cui, insomma, è successo esattamente il contrario. Voi provate a fare la stessa cosa, o magari in testa avete anche qualcosa di più. Guarda Luigi, l'Alba Adriatica ha una prerogativa, che è quella di
io guardate il portafoglio. Spendiamo all'incirca quello che abbiamo speso negli altri anni, non possiamo fare i passi più lunghi della gamba che abbiamo. In genere siamo molto attenti ai nostri ragazzi, al nostro settore giovanile. Gli 8-11esimi della squadra sono ragazzi che vengono dal settore giovanile. Abbiamo inserito dei nuovi giocatori, uno è Simone Miani, che sicuramente è il ragazzo che fa gol, è molto conosciuto. Però noi abbiamo tre ragazzi che vanno al di là della media di cioè il trio d'attacco età. Che avete voi forse non ce l'ha nessuno, no? Io sono così, d'accordo. Così assortiti, così, così sì. Forti tutti e tre, insomma. Però il resto della squadra è molto giovane. Abbiamo ragazzi del 96, del 97, a parte fuori quota che per obbligo li dobbiamo far giocare. Però abbiamo molti ragazzi, anche devo dire, in difesa abbiamo Casimiri con 93, abbiamo Gibbs con 89, cioè ragazzi a 26, 27 anni. Quindi. E in più i nostri ragazzi che comunque sui quali noi puntiamo molto. Quindi l'obiettivo rimane sempre quello. Andrea Natali, ti chiedo da uomo di calcio qualcosa invece che riguarda la Torrese, perché insomma c'è un'altra delle squadre ambiziose ad inizio stagione indicata come una possibile protagonista nelle zone alte, poi a un certo punto insomma sembra essersi un po' spenta la luce. Come l'hai vista questa vicenda? Sì, era partita molto bene la Torrese nelle prime partite, poi ha avuto una frenata. Dalle immagini delle partite passate pare che ci sia stato qualche torto arbitrale effettivamente, e quindi non hanno raccolto. Poi ecco, quando magari fai benino ti ritrovi con i torti e non riesci a fare punti, poi quando sei in giornata no, magari come ieri incontri un ottimo attacco come quello dell'Alba, un'ottima squadra, la vai a perdere magari anche giustamente dalle immagini, e quindi ti si mette un po' male. Però siamo all'inizio, secondo me la Torrese ha tutte le carte in regola per poter tirarsi su, fare altri punti, perché ha un organico molto molto interessante con buonissimi giocatori, e credo che possa sicuramente poi andare nella parte superiore della classifica, quantomeno, perché hanno allestito veramente un ottimo organico. Ascoltiamo a fine gara le parole di Luigi Narcisi, che è l'allenatore della Torrese, chiaramente. Mister, cosa non ha funzionato oggi contro l'Alba Adriatica? Ma non ha funzionato l'aspetto mentale, arrivavano prima, erano più in partita, erano più intensi, e hanno sbloccato la partita con un rimpallo e da lì insomma hanno legittimato la vittoria, perché hanno messo dentro più cattiveria, e quando metti dentro più cattiveria è giusto che vinci le partite. Ecco, un periodaccio però per la Torrese. Sì, veniamo da quattro partite in cui abbiamo raccolto poco e insomma è fuori dubbio che così la cosa non può andare avanti. Se con questo atteggiamento i risultati non arrivano, e lo stiamo pagando, ma lo stiamo pagando giustamente. Credo che l'aspetto mentale insomma sia fondamentale, no? Perché poi insomma si parla sempre di moduli, si parla anche, per carità, di qualità, però qualche risultato negativo, anche maturato, prima parlavamo di arbitri, anche a causa di qualche decisione dubbia, abbia tolto un po' di sicurezza, e il problema principale lì sia quello. Ti chiedo proprio 30 secondi, come hai visto invece tu la Torrese, Gianni? Ma io, la Torrese è un'ottima squadra, come diceva Andrea, una squadra costruita per fare bene, e poi sono dei momenti che purtroppo non vanno, nel calcio niente è consolidato. Cioè, ieri, ripeto, si affrontavano due squadre con problemi probabilmente uguali, mentali. Siamo stati fortunati noi a sbloccarla, indubbiamente. Poi sai, la partita prende una piega che a quel punto magari chi fa gol si sblocca, e magari poi le paure della Torrese invece aumentano di più. Vero. Allora, adesso affrontiamo invece il problema, proprio, anzi non il problema, l'argomento legato alla testa della classifica, perché dicevamo Paterno ancora ben saldo in testa a questa classifica, ma avanzano Real Giulianova, avanza il Chieti, ha frenato il San Boceto, ma insomma squadra assolutamente importante, il Renato Curi Angolana, che è fra le quattro che inseguono la capolista Paterno, forse la squadra sorpresa, ma fra un po' smetteremo anche di chiamare sorpresa la Renato Curi Angolana.
Perché dico questo? Perché voglio andare a vedere le immagini del Real Giulianova e parlare anche di questo Giulianova che sembra aver trovato il sistema giusto per rispettare quelle che erano le aspettative di squadra. Natali. Sì, Giulianova ha ingranato dall'alto della, dell'esperienza di suoi giocatori migliori. Ieri mi sembra di aver visto un tridente 7-9-11 di categoria superiore, perché Tozzi Borsoi, Aquino e Di Paolo sono giocatori fortissimi, di qualità, tra l'altro con Di Paolo che ha più freschezza, ma gli altri che hanno grande esperienza e hanno fatto sempre bene. E tant'è che Tozzi Borsoi poi ha fatto doppietta, se non erro, nell'ultima parte. Quindi un Giulianova che tra l'altro perdeva la partita e poi l'ha recuperata e l'ha andata a vincere. Quindi sì, prova di carattere, di una squadra che sa il fatto suo e che sicuramente a livello morale gli darà una grossa spinta per continuare a vincere le partite. Certo, non è che che il campionato il Giulianova lo andrà a strapazzare, perché comunque sono ottime squadre davanti che sicuramente diranno la loro, però credo che ci sarà fino alla fine a dire la sua. Presidente Ippoliti, l'anno scorso dicevamo tifoserie che si assomigliano un po', no? Anche lì c'è grande pressione e anche lì bisogna vincere per forza. L'anno scorso era una vostra avversaria in campionato e adesso invece è lì a lottare per le prime posizioni, ma insomma l'obbligo di vincere è una cosa importante in una piazza che è ambiziosa e che però ti costringe a stare sempre davanti in ogni campionato e in ogni categoria. Qui stiamo parlando di Giulianova, insomma, Giulianova è una società importante, anzi l'eccellenza credo che gli vadano anche un po' stretta sinceramente, quindi è giusto che sia lì davanti, è giusto che deve lottare per vincere sempre, anche perché i loro obiettivi penso che siano oltre. Intanto stiamo guardando il protagonista di questa partita che è ancora una volta Tozzi Borsoi, un giocatore di altra categoria, Castrè. Non lo scopro io, fatto passano gli anni, insomma. Passano gli anni, però la sua stazza fisica, il suo modo di giocare sicuramente in queste categorie fa la differenza. Le ha fatte quando era più giovane in altre categorie, quindi sicuramente, a proposito, Andrea ha dimenticato Vitelli, l'hanno preso da poco. Che era in panchina. Che con noi fece quell'Eurogol e poi da lì hanno preso la spinta per adesso. Sono contento comunque per il mio amico Matteo Piccioni. Io chiedo una lume in regia perché insomma vorrei fermarmi per la prima parte per poi andare a riprendere nella seconda parte con altre immagini del campionato di eccellenza e poi spostarci su quello di promozione, ma con il calcio giocato dopo l'introduzione che noi abbiamo avuto con il presidente della Nuova Sant'Egidio. Allora una pausa, restate con noi, poi guarderemo le immagini del Martinsicuro ma anche la sconfitta di un Montorio che sembra veramente entrato adesso in una crisi molto seria. A tra poco. Eccoci qua, tornati, sarà una seconda parte un po' più lunga, una puntata diversa, decisamente diversa, che abbiamo iniziato anche in modo diverso. Abbiamo, come vi dicevo, ancora da attenzionare altre partite delle squadre teramane impegnate nel campionato di eccellenza. Continuiamo a farlo facendo scorrere l'immagine e parlando con i nostri ospiti, a partire proprio dal ritorno alla vittoria del Martinsicuro, che con grande fatica ma sta cominciando a mettere punti in classifica. Martinsicuro impegnato nel turno casalingo con un Miglianico che si è dimostrato ostico ma sembra insomma sulla via della guarigione. Io Gianni devo venire come sempre da te inizialmente, perché insomma voi l'avete incontrato, è una realtà che conosci. Che differenza hai visto tra il Martinsicuro dello scorso anno e quello di quest'anno che sembra faticare un po' di più? Martinsicuro fatica come fatica l'Alba Adriatica, ma per un motivo molto semplice, perché il campionato si è molto equilibrato in alto, il livello si è alzato sicuramente rispetto all'anno scorso. Poi vuoi qualche defezione, secondo me
dove la vera differenza del Martinez sicuro sta nel fatto che ha cambiato i fuori quota, ha tolto tre ragazzi molto importanti, non a caso giocano in Serie D, e chi li sta sostituendo sono bravi, ma probabilmente non sono ancora, non riescono ad entrare nell'ottica del campionato. Comunque la signora squadra, cioè Martinez sicuro è un giocatore importante e sicuramente verrà fuori quanto prima, ne verrà fuori da questa situazione, anzi. Qui intanto vediamo un episodio, ne vediamo tanti, insomma, in questa giornata in cui non è stato concesso un calcio di rigore alla squadra di mister Di Fabio. Tu dicevi un problema di fuori quota, ma anche un problema forse di squadre che sono arrivate in questo campionato. Il campionato è molto più equilibrato in alto rispetto allo scorso anno. Poi ogni squadra può perdere con chiunque, può vincere con chiunque, quindi poi gli episodi alla fine fanno la differenza in una partita. Adesso ti va male l'episodio, magari, però conoscendo il buon Guido vedrai che farà il suo ottimo campionato. Andiamo ad ascoltare allora negli spogliatoi Guido Di Fabio. Io predico sempre ai ragazzi proprio una grandissima concentrazione durante la partita, proprio perché penso che questo sia un campionato molto equilibrato, dove le squadre sono difficili da battere, e la differenza la fa proprio questo, la concentrazione e lo stare sul pezzo per tutti i 100 minuti. Oggi abbiamo avuto 9 minuti di recupero, quindi neanche proprio i 100 minuti ci volevano tutti, quindi siamo stati bravi a fare questo. Abbiamo fatto domenica scorsa per 70-75 minuti, poi degli errori individuali non ci hanno permesso di vincere la partita domenica, però penso che la strada giusta sia questa. Oggi avevamo tante assenze, però i ragazzi hanno dimostrato di avere un cuore grandissimo e volevano questa vittoria e sono riusciti a portarla a casa. Per Capistrello, oltre alla concentrazione, cosa bisogna portare in valigia? No, quello non deve mancare mai, tanta cattiveria agonistica, poi un campo dove noi ogni anno soffriamo sempre, quindi magari che sia l'anno giusto per dare una svolta, però sicuramente i ragazzi devono avere fiducia in loro stessi, anche se sono molto giovani. Noi stiamo costruendo piano piano qualcosa e spero di vedere, ma sono sicuro, dei miglioramenti ancora in più anche la prossima partita. Bello vedere anche, insomma, mister Di Fabio con questo bambino in braccio, insomma, sono sempre immagini che fanno piacere. Poi, insomma, Guido è un nostro amico del club, lo so che uso un termine che ovviamente si usa anche in televisioni più importanti della nostra, però insomma questo è quello che cerchiamo di fare ogni volta. Martin Sicuro in ripresa, non è in ripresa però il Montorio, battuto da un'altra squadra importante, però questo va detto. Lo Spoltore, con Andrea andiamo a vedere, ad analizzare. Andrea, oggi, cioè, voglio dire, uso anche la tua esperienza in questa puntata particolare. Questa sconfitta, ennesima sconfitta del Montorio, che non vince ormai da tempo infinito, e che ha incassato questa sconfitta con lo Spoltore, altra squadra importante. Che cosa succede, Andrea, quando poi non si riesce più a vincere una partita in campionato? Beh sì, qualche difficoltà effettivamente il Montorio lo sta avendo. Mi dispiace molto di questo, perché conosco bene la società, il presidente, so che ci tiene tantissimo a soffrire sempre di meno ogni anno, però purtroppo poi sono sempre un po' di problematiche. E sì, una partenza un po' così, probabilmente avevano fatto anche, mi sembra, un buon pareggio fuori casa domenica scorsa, proprio ad Alba Adriatica, quindi sì. Credevo che potessero quantomeno portare un pareggio in casa, perché comunque non scordiamoci che il Montorio ha giocato contro signore squadre, perché ha incontrato anche il San Buceto, ha incontrato il Paterno, e lo stesso Spoltone è un'ottima compagine, cioè costruita per fare un campionato importantissimo, quindi chiaramente si sta imbattendo anche in scontri molto delicati con squadre molto forti. Però Montorio è abituato a soffrire, appunto, una società
un presidente, che sanno soffrire, che sanno poi tirare fuori sempre tutto. I momenti negativi ci sono in un campionato difficilissimo come questo, poi ci si mettono anche questi episodi qui che sono devastanti. Mi metto nei panni del mister di De Feudis, che deve stare lì a trovare la sua squadra in svantaggio sull'1-0 su un gol lonzo, un cross che poi si infila sul secondo palo. Queste sono cose che ti aprono le partite, ti si mette male e non è facile poi rimetterla in piedi, soprattutto con giocatori di una certa levatura come quelli dello Spoltore. Però sono convinto che il Montorio piano piano ne esce fuori, proprio per questa abitudine a soffrire e a tirarsi fuori, appunto, in ogni campionato, ecco. Gianni Castroni, lo Spoltore è una delle protagoniste, cioè la stiamo aspettando in classifica oppure ha qualche limite rispetto alle altre cosiddette grandi? È una neopromossa, devo essere sincero, io penso che sia una buona squadra, ha preso ottimi giocatori, ha un bravo allenatore, però non conosco bene l'ambiente. So che la squadra è stata fatta molto bene per arrivare su davanti, quindi sicuramente qualche punto mi manca, da come dicono, però poi sai, quello che dicevo prima, il campionato è talmente livellato che ogni partita è un terno all'otto, niente di scontato. Io avevo smesso da un paio di settimane, però insomma ricomincio da questa a chiedervi un pronostico. So che è difficile, so che ovviamente è sempre presto, lo chiedo anche a te Presidente poi, chiaramente, perché insomma tante pretendenti, abbiamo detto di nuovo e lo diciamo ormai da 6 puntate, campionato equilibrato, così come sembra equilibrato anche quello di promozione di cui parleremo tra poco, ma chi lo vince questo campionato? Gianni. Bisogna fare un nome, bello. Per poi magari aggiornarsi fra qualche settimana, no? Bello. Però oggi chi diresti? Chieti, Giulianova, ma voi, qualche sorpresa? Io penso che alla fine la spunti il Chieti. Poi non me ne voglia l'amico Piccioni, ma sicuramente sarà un campionato fino alla fine, si giocherà fino all'ultima partita, perché squadre equilibratissime, ambiente importante. Vedo leggermente favorito il Chieti rispetto al Giulianova, però insomma, sarà una battaglia fino alla fine. Chieti che tra l'altro insomma sta vincendo da qualche settimana con punteggi larghi, e quindi abbiamo parlato del Giulianova perché noi attenzioniamo comunque le nostre realtà territoriali, ma chiaramente quella del Chieti sembra essere una marcia leggermente più convinta. Poi, insomma, io perché mi hai chiesto di fare un nome, mi hai chiesto di fare un nome, ma è vero, è proprio questo il gioco. Andrea Natale. Io dico il Paterno, se ci dobbiamo esporre, ci esponiamo sul Paterno perché ha dei giocatori che io conosco bene, con cui ho giocato insieme, con tantissimi giocatori in Serie D, giocatori di levatura, vedi Peppe Giglio, che ha vinto, sì, in Serie D e in Serie C 8 campionati, Dario Celli che ne ha vinti 9, il mister Tonino Torti che ho avuto anche a San Nicolò, che è un ottimo allenatore, ci sono altri ragazzi bravi, Albertazzi, grande squadra, Quadrata non ha perso mai, mi sembra, dico il Paterno. Paterno, questo ce lo ricordiamo, assolutamente. Allora, Andrea Ippoliti, io so che tu la guardi un po' con invidia, no. Prima dicevamo delle ambizioni, però quando un sardegnese guarda quelle categorie, no, infatti, ci guarda un po'. Però per arrivare a quelle categorie bisogna fare programmazione. Assolutamente. Il nome che vedi tu? Allora, Gianni ha detto il Chieti. Sì, ma se vi Andrea ha detto Paterno. Vabbè, allora do una mano all'amico Piccioni, quindi dico Giulianova. Ok. Abbiamo acquisito anche i pronostici poi andremo a scommettere. Cioè, eravamo messi d'accordo. Ecco. Quando non c'ero io, vabbè.
Allora, dall'eccellenza alla promozione, perché insomma dobbiamo parlare anche di questo campionato, anche qui tanto equilibrio, questa sorpresa, così come abbiamo detto anche nella giornata di ieri, della sconfitta del Fontanelle interna, la prima dopo una marcia inarrestabile fatta solo di vittorie, che ha praticamente sorpreso tutti. Noi però siamo andati a seguire quello che ci è sembrato essere il big match della giornata, cioè quello tra Ponte Vomano e San Gregorio, e sotto il piano delle emozioni è stato davvero così, è finita 2-2, la voce che sentirete è la mia, insomma ormai lo sapete, vediamo. Il Ponte Vomano fallisce l'appuntamento con la sesta vittoria in casa e fa 2-2 con il San Gregorio, squadra di buona qualità e di grande carattere. Al comunale di Villa Vomano arbitra D'Adamo Di Vasto. Cronaca, parte meglio il San Gregorio, nono Delic in percussione centrale, arriva da solo davanti a Di Martino ma sciupa tutto e mette alto. Risposta a Ponte Vomano, sedicesimo Di Sante, prova la botta di destro su punizione e sfiora la traversa. 27esimo vantaggio Ponte Vomano, Recchiuti lavora un bel pallone a sinistra, assist per Ciannelli, destro secco e miele battuto. 30esimo, reazione immediata ospite, Diawara crossa in aria e solo Fasciocco, colpo di testa, si supera Di Martino. Nella ripresa accelera il San Gregorio e pareggia al 18esimo, Lenart in area, sinistro al volo ed è 1-1. 20esimo, Dionisi prova la giocata, pallonetto a Di Martino e palla fuori di pochissimo. Finale di gara emozionante, 43esimo, Solomaca porta davanti il San Gregorio, sinistro su punizione da 25 metri e palla in rete. 46esimo, definitivo pareggio, ancora su calcio di punizione, Pallitti col destro, sbaglia Miele e 2-2 in cassaforte, che tutto sommato accontenta entrambe le squadre, sicure protagoniste in questa stagione. Allora io dico in cronaca un pareggio che accontenta tutti, ma a volte insomma un pareggio del genere non accontenta nessuno, vero Gianni? In dubbio, poi Ponte Vomano è un'ottima squadra, da come l'hanno costruita dovrebbe fare un campionato di vertice, poi episodi più o meno fortunati hanno un po' deciso, fortunati soprattutto bravo calciare la posizione del San Gregorio, però poi è stato il pareggio alla fine, insomma si poteva evitare. Devo dire che insomma prendere un gol al 43esimo avrebbe ammazzato un toro, Andrea, insomma lo sai. C'è stata però una reazione di grande carattere e di grande volontà, perché poi non c'è stato ovviamente ordine come era normale che fosse a fine partita, però la squadra si è ributtata in avanti nonostante avesse perso per una serie di acciacchi fisici sia questo giocatore che ieri poi quando si è acceso ha fatto la differenza, vale a dire Recchiuti, e anche Ciannelli, l'autore del gol, era già stato sostituito, cioè non c'erano le condizioni per andarla a pareggiare e invece è successo. Peraltro ho visto un gran bel San Gregorio, squadra fisica, superiore forse fisicamente alla difesa del Ponte Vomano, e questo poi a un certo punto della partita ha fatto la differenza tanto da andare a ribaltare il risultato. Questo intanto è un gran gol. Noi, io so che stiamo provando a metterci in contatto con Franco Nardini, il mister del Ponte Vomano, che voleva intervenire il giorno dopo. Abbiamo avuto anche un contributo a caldo, però insomma ci ha chiesto anche se era possibile intervenire il giorno dopo, ma intanto chiedo ad Andrea come vedi queste due squadre e soprattutto come commenti questo primo KO subito dal Fontanelle, che forse nessuno si aspettava. Sì, beh, ieri comunque il San Gregorio ha dimostrato, come hai detto tu stesso con la vista, di essere un'ottima squadra, perché anche lì sono giocatori molto molto interessanti, è una squadra che ha ripreso i vari Nanni, i vari Fasciocco, Lenart, squadra che punta, a detta anche dell'allenatore, a fare tra i primi 4-5 e quindi si trova addirittura a metà classifica. Questo mi fa spaventare perché qua parliamo quest'anno di squadre con giocatori di eccellenza, cioè un campionato veramente veramente difficile, ci sono tanti giocatori di eccellenza che sono scesi di categoria e appunto il San Gregorio che annovera ottimi giocatori si trova a metà classifica, quindi per il Ponte Vomano un punto che
secondo me importantissimo, perché ha accorciato sul Fontanelle e la partita era quasi persa, poi è riuscita a riprenderla. Gli incidenti di percorso ci sono, ma anche con queste squadre non è facile poi spuntarla, però alla fine con una prova di carattere il Ponte Romano l'ha pareggiata bene, quindi era giusto anche il pareggio. E poi il Fontanelle, certo, nessuno si aspettava questa sconfitta con un Roseto che effettivamente non aveva mai destato grande impressione durante questo inizio, però probabilmente l'hanno meritata, perché la vittoria che ci sta tutta 3-1, probabilmente Fontanelle l'avrà approcciata un po' male dall'alto delle sue 6 vittorie, quindi magari, sai, nella testa dei giocatori tante volte scatta un po' di rilassatezza e poi vai sotto qualche imprevisto e la vai a perdere. Però ciò non toglie che il Fontanelle ha tanti punti e continuerà a farli, perché pure lì parliamo di una bellissima squadra. Continueremo a commentare quella che è la classifica del campionato di promozione, del girone A del campionato di promozione. Credo che avevamo fino a qualche secondo fa, credo ce l'abbiamo ancora, chiedo lumi in regia al nostro Gianluca Iezioni, che oggi è in regia di questa puntata numero 6, altrimenti vado avanti. Eccolo qua, abbiamo in collegamento, appunto, come vi dicevo, Franco Nardini, allenatore del Ponte Romano. Franco, ci sei? Sì, buonasera, ah, ecco, buonasera qua a tutti presenti in studio e a quelli che seguono da casa, chiaramente. Oh, intanto fammi ti dare il benvenuto a Gioia Magazine Sport, perché sai che ti inseguo da un po' e da qualche puntata, qualcosa come 38 o 39 puntate, almeno telefonicamente sei ospite, quindi sì, benvenuto. Grazie. Insomma non nascondiamo, insomma, di conoscerci bene. E ti chiedo, è un punto, diceva Andrea Natali qui in studio, un punto importante per il Ponte Romano. È così? Tu ieri forse, insomma, lo avevi visto con l'enfasi del momento, che ti aveva visto prima andare sotto e poi recuperare all'ultimo momento, ma questo comunque è un punto importante, o no? Sì, sì, sicuramente è un punto importante, perché comunque ho conseguito contro una buona squadra, una squadra ben messa in campo, che annovera, insomma, tra le sue fila giocatori di una certa esperienza, una squadra molto fisica, quindi anche difficile da affrontare per certi. Quindi ieri la partita è stata abbastanza vincente. Nella prima fase forse noi ci siamo fatti preferire per alcuni aspetti, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco come a qualche volta ci è riuscito. E invece nella seconda fase, insomma, c'è stato il ritorno del San Gregorio, che comunque si è mostrato, ha mostrato i propri valori, insomma, ecco. E quindi penso che il pareggio sia giusto. A un certo punto sembrava proprio che la partita fosse compromessa, e invece c'è stata una reazione nel finale che comunque ci ha portato a conseguire un pareggio importante, ecco. Ecco, negli spogliatoi si respirava un'area di fiducia o di rammarico, perché insomma in casa magari eravate abituati ad andarle a vincere queste partite e ieri non è successo. Cosa prevaleva di più? Beh, ci siamo abituati male probabilmente. Ah, forse, ecco, sotto l'aspetto proprio dell'espressione del gioco, ecco, qualcosa in meno rispetto alle altre gare, insomma, c'è stato, però ecco, anche fredda effettivamente dobbiamo riconoscere comunque quello dell'avversario, e magari può capitare di non essere al massimo, no? in una gara, e quindi va bene così, insomma, proseguiamo il nostro cammino positivo comunque, quindi guardiamo avanti con fiducia. E avanti che cosa c'è? Cioè, nel senso, adesso non vi nascondete più, è un campionato di vertice quello che andate ad affrontare. Magari riuscissimo a rimanere lì sopra per tutto il campionato, però sappiamo che ci sono avversari molto forti, molto preparati, insomma, quindi noi siamo partiti con l'obiettivo di far bene. Io sperando di collocarci in una classifica interessante, però per adesso è troppo presto dirlo, insomma, la squadra è cambiata molto. Io sono soddisfatto di quello che i ragazzi stanno facendo, sono convinto comunque di avere in buone mani, avere insomma tra le mani una buona squadra, però insomma è presto per sbilanciarsi. Va bene, io ti ringrazio Franco per
alla disponibilità e continuo ad invitarti, insomma, prima o poi ti voglio seduto qua vicino a me per commentare questo campionato e le partite del Ponte Vomano. Per il momento ti lascio, ti ringrazio perché come sai noi poi andiamo di grandissima fretta. A presto e complimenti ancora per questo inizio di stagione. Ok, dobbiamo andare ad analizzare un po', abbiamo un po' di tempo a disposizione, quella che è la classifica generale, ma soprattutto, e torno da Andrea, poi chiudo con te Presidente, per andare a vedere quella che è intanto una delle favorite o la favorita principale di questo campionato, che è la Virtus Teramo, e dall'altra parte il Tossicia, che in questo momento chiude la classifica. Però insomma, com'è andata la partita da ieri? Tutto sommato, mi dicevi mister, è stata più equilibrata di quello che pare nel risultato. Sì, è stata molto equilibrata, poi il risultato alla fine ci penalizza molto. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo noi, dove purtroppo ci sono stati due episodi incredibili, arbitrali, che non ci hanno consentito di avere un rigore clamoroso, a detta anche dei tesserati loro, e una espulsione su Micolucci incredibile, dove l'arbitro ha tirato fuori il giallo e quindi invece del rosso c'era, in maniera veramente clamorosa. Poi abbiamo avuto una palla gol noi il primo tempo, nitida, che il nostro attaccante ha sbagliato. È stata molto equilibrata, l'avevamo preparata bene per cercare di colpirli e sembrava tutto perfetto. E eravamo pronti ad un secondo tempo per continuare in quel modo e cercare poi piano piano la zampata giusta per vincerla. Purtroppo è venuto fuori un incredibile autogol del nostro capitano e si è messo la palla dentro sbagliando un intervento, e poi si è aperta la partita a vantaggio loro, e dopo non siamo qui a raccontare che la Virtus è sicuramente un'ottima squadra, ottimo allenatore, e poi hanno subito segnato poi l'1-2 con un colpo di testa di Maranella su calcio d'angolo, uno dei pochi concessi, e ci siamo ritrovati incredibilmente sotto di 2-0, avendo subito veramente poco, avendo fatto un'ottima gara. Poi i ragazzi hanno mollato anche un po' moralmente, un po' psicologicamente, fisicamente, perché noi siamo molto indietro sulla preparazione. Abbiamo iniziato veramente i primi di settembre con un mese di ritardo, e quindi è venuta fuori questa sconfitta contro un'ottima squadra. Però io sono contentissimo di quello che stanno facendo i ragazzi, stiamo lavorando bene, sappiamo che dobbiamo salvarci all'ultima giornata, magari anche passando dai play-out. Noi siamo convinti che ce la possiamo fare e dobbiamo lottare da questo punto di vista, sapendo che bisogna soffrire per tutto il campionato. Però per come stiamo lavorando sono contentissimo, la partita di ieri mi dà grandi aspettative per il futuro. Di là c'è una Virtus che sicuramente andrà a fare un grande campionato, perché sono giocatori veramente forti, anche atleticamente si vede che sono preparati benissimo e che secondo me punteranno veramente a vincerlo questo campionato. Presidente Ippoliti, torniamo alla partita, torniamo al calcio giocato, torniamo a queste giornate in cui la Sant'Egidiese, diciamo prima del Montore, insomma Sant'Egidiese, incassa delle sconfitte che hanno fatto male l'ambiente, forse anche un po' alla squadra, perché insomma sul morale queste cose incidono. Ma ti chiedo brevemente, perché siamo in chiusura, come la state prendendo, cioè questa striscia negativa? Purtroppo Luigi, questa striscia la prendiamo perché abbiamo avuto un sacco di defezioni. Alcuni giocatori, forse in particolare Pino Pesce, ha avuto problemi con il lavoro, quindi non ha potuto né fare l'allenamento e né poter venire alle partite. Sono stati diversi infortuni, lo stesso Di Blasio è rientrato ieri in piccola parte. Leone è ancora infortunato, Ippoliti Luca è ancora infortunato, siamo stati un po' colpiti da alcuni avvicinamenti, però c'è da dire che la squadra gioca bene. Noi a Luco dovevamo per assurdo andare sul 2-0 su un gol praticamente fatto a porta vuota. Nel tiro abbiamo preso il gol, io abbiamo preso il palo, dal palo è rientrato nuovamente l'attaccante a porta vuota, tirato fuori. Quindi sono episodi, sì, purtroppo sì. Sono episodi. Ieri eravamo molto, ma molto rimaneggiati, questo è vero.
Ieri eravamo veramente, avevamo in squadra, e questo però mi fa orgoglio, purtroppo è così, ma uno dice perde, ma ok, avevamo 11 ragazzi del nostro settore giovanile. Del resto, 18. Del resto anche lo scorso anno insomma c'era stato un inizio in salita, poi le cose si purtroppo erano, sistemate. In questo momento purtroppo ci sono venuti a mancare dei giocatori nei momenti cruciali, però il campionato è lungo ancora, quindi avremo modo per recuperare sia gli infortunati e aggiustare un pochettino anche tutte queste altre situazioni. Avremo tempo per seguirlo, perché chiaramente il campionato è ancora all'inizio, sembra chissà quante puntate abbiamo fatto. Siamo solo alla numero 6, quindi ne mancano ancora talmente tante, 32, insomma, io lo dico sempre. Non analizziamo il prossimo turno, perché ci sarà una settimana in cui si giocheranno i turni di Coppa Italia, quindi analizzare questo sarebbe un po' difficile, anche perché abbiamo un po' esaurito il tempo, però ci aspettano altre giornate e un'altra giornata importante che andremo a commentare la prossima settimana nella puntata numero 7. Io ringrazio molto velocemente Andrea Natali, in bocca al lupo. Grazie, per il proseguimento della stagione. Do un saluto anche a Gianni Castroni. Di nuovo in bocca al lupo anche a te, e Presidente, noi ci sentiamo come sempre, insomma, anche con la tua nuova Sant'Egidiese. Vedremo in settimane quali saranno le evoluzioni di tutto quello di cui abbiamo parlato ad inizio puntata. Ti ringrazio, grazie a voi per averci seguito, siete sempre tanti e noi continuiamo a fare questo lavoro e questi interventi soprattutto per voi che ci guardate ogni settimana. Era, vi dicevo, la puntata numero 6, alla fine ne mancano 32. Alla prossima settimana, arrivederci.